Sadorni, partiamo subito alla partita di domenica scorsa contro il Forlì. Quanto è stato importante tornare a casa comunque con un risultato positivo? Ma molto importante perché tornando a casa senza perdere ci dà comunque, abbiamo comunque tenuto il Forlì lontano da noi e abbiamo preso un punto importante. Ecco, l'Alto Vicentino ha rosicchiato qualcosa, ma lo si può tenere a bada in queste 10 giornate. Sì, noi pensiamo soprattutto a noi stessi. Sicuramente il campionato lo possiamo, come ha detto Musetti domenica, lo possiamo perdere soltanto noi. Quindi non guardiamo l'Alto Vicentino, ma guardiamo noi stessi. Ecco, cosa si prova da parmigiano a far parte di questo progetto? Tu provieni dal settore giovanile, quest'anno sei rimasto per dare il tuo apporto. Ma è bello perché. Cioè, come ho già detto, giocare per la mia città, per i tifosi, cioè come ero io l'anno scorso tifoso, è molto bello, molto importante. Senti, Lorenzo, nelle volte in cui ti ho visto in campo ho visto che soprattutto mi ha colpito la tua tranquillità anche nell'approccio alla partita. Questa è un'arma segreta che ti appartiene o che più o meno stai riscoprendo grazie anche all'apporto di tanti giocatori esperti, dei tuoi compagni più grandi? Sì, soprattutto loro mi danno una grande mano. In campo io cerco di stare il più tranquillo possibile e basta. Sei soddisfatto fin qui anche del minutaggio che hai avuto e della fiducia che ti ha accordato in alcune circostanze il mister? Sì, ho fatto. Cioè, quando sono venuto non sapevo quanto potevo giocare. Soprattutto all'inizio dell'anno ho giocato. Penso di aver fatto un buon campionato comunque e sono contento, sì, sono assolutamente contento. Senti, anche l'esperienza a ciclo continuo con la Juniores con Barone ti sta aiutando parecchio, ecco, forse sono due mondi completamente diversi tra la D e naturalmente un campionato giovanile. Sì, sono molto diversi, il ritmo è diverso, però quando sono andato a giocare con la Juniores è venuto da un piccolo infortunio, quindi mi ha aiutato molto a riprendere il ritmo. Adesso sta arrivando una congiuntura che potrebbe essere anche favorevole dal punto di vista personale, se consideriamo che, insomma, seppure per pochi minuti, hai ritrovato il campo esattamente domenica Forlì, e nello stesso tempo c'è questa squalifica di Cacioli che magari apre insomma, una posizione di difensore o centrale, come abbiamo visto in allenamento qualche volta, o eventualmente a destra. Stai per caso accarezzando l'idea di tornare a essere titolare oppure. Ma è tanto che spero comunque di giocare. Sicuramente con la squalifica di Cacioli si è liberato un posto. Io mi impegnerò come ho fatto sempre e spero di giocare. Adesso la concorrenza come terzino destro, insomma, si è arricchita, no? Da qualche settimana a questa parte, oltre a Messina, con i quali vi siete un po' scambiati quella posizione prima dell'inserimento dell'esperienza di Benassi, poi c'è anche Mulas, insomma, per quel posto lì c'è da scalpitare. Sì, siamo in tanti, tutti bravi, non è facile giocare, tutti vogliono giocare, quindi non è assolutamente facile trovare posto in squadra. Ecco, raccontaci lì a Forlì, insomma, sono stati pochi minuti, però insomma, importanti, interessanti, no? Sì, importanti, perché comunque la partita era importante, tanto che non giocavo, in un punto della partita molto importante, quindi anche una grande soddisfazione. Sicuramente un po' l'agitazione c'era, tanto che non giocavo. Senti, tu cosa ne pensi di questa regola degli under che alle volte finiscono un po' per condizionare le scelte tecniche, ma in effetti è un aiuto per gli under il fatto che ci sia questo obbligo o alle volte può essere una limitazione? Tu sei del 98, però per esempio i 95 ne è obbligatorio solo uno e tante volte c'è da fare i calcoli col bilancino se. Sì, questa qui è soprattutto una difficoltà per il mister. Questa regola è un aiuto che dà la Lega ai giovani. Non so se può essere positiva o negativa. Sicuramente ci sono sempre quattro giovani che in campo giocano. Questo forse è positivo. Per me va bene. Perfetto.